Ciao ragazzi, allora vi voglio far vedere il trasferimento di proprietà che farò di Unica, che gliela do a questo mio amico Stefano, in sostituzione di una sua femmina che è mancata prematuramente. E vi volevo far vedere, Unica, come sapete tutti, l'ho allevata, figlia di Scorpion e Lince, che sono due grandi guardiani. Io l'avevo tenuta per tutte le qualità che lei ama, ho già spiegato molte volte, ed era, si chiama Unica perché era l'unica sopravvissuta, ho avuto speranza fino all'ultimo, però insomma lei è diventata un cane da gregge. Adesso vi voglio far vedere in diretta, è la prima volta che incontra un estraneo e di conseguenza questa è la reazione. Adesso la portiamo nella recinzione vicino, dove ci sarà il maschio col quale lei conviverà. Era per farvi vedere la differenza che da un pastore dell'Asia centrale possono nascere cani che vedono nell'estraneo un'opportunità per la loro sopravvivenza, quindi sono ideali questi cani, vieni Unica, per il gregge. Però invece di sistemarla in un gregge la porto da Stefano, che qua farà una bella vita e nello stesso tempo magari diventerà la compagna di questo maschio, che invece è ben diverso. Vedete, questa è un'altra stoffa di cane. E per farvi capire la differenza che c'è fra un cane sempre pastore dell'Asia centrale, però che può andare bene per il gregge, o può andare bene invece a difendere la proprietà. Ecco, vi faccio ancora vedere bene le caratteristiche di questo maschio. Ormai lui è maturato e guardate che reazione fulmine che ha. Questo è un buon maschio. Stefano, ti volevo dire, lui con voi com'è il comportamento? È buonissimo, eh? Queste sono grandi soddisfazioni, sia avere i proprietari contenti del suo maschio, sia potervi far vedere una figlia di una coppia di cani molto validi da guardia, che nasce invece come cane da gregge. Ecco perché vi sto facendo in questi giorni filmati su cosa bisogna fare per saper distinguere un cane capace di fare la guardia da un altro che va molto bene invece per proteggere il bestiame dai predatori, mentre lui andrebbe anche bene ma non sarebbe possibile lasciarlo nelle greggi, e sono la stessa razza.